Benvenuti a TechView. Con questo primo video siamo lieti di annunciare la nostra nuova rubrica digitale dedicata all'approfondimento dei prodotti Pioneer DJ. Faremo una veloce panoramica mettendo a fuoco tutte le principali caratteristiche. Ad inaugurare questa puntata non troveremo un prodotto qualsiasi, ma bensì un CDJ pronto ad imporsi nel mercato come un nuovo standard professionale dedicato al mondo del club entertainment. Stiamo parlando del tanto atteso CDJ 3000, il nuovo top player professionale di casa Pioneer DJ, nonché la naturale evoluzione del CDJ 2000 Nexus 2, che dopo anni di onorata attività lascia spazio a questo nuovo prodotto, capace di offrire agli utenti tramite il grande display un'interfaccia grafica completamente rinnovata e una CPU potenziata, delle performance più fluide ed una perfetta simbiosi con l'ecosistema Rekordbox. Partiamo dalle dimensioni. Per fare spazio al grande display, questo CDJ ha aumentato significativamente la propria profondità, arrivando a misurare 45 cm, mentre aggiunge un solo centimetro in più di larghezza rispetto al predecessore. Queste dimensioni offrono il giusto spazio da un comando all'altro e ci permettono di mettere a fuoco con facilità qualsiasi funzione, trovandoci sempre a nostro agio, anche grazie al suo inconfondibile layout standard. Con la scocca superiore, realizzata tramite un corpo unico in alluminio, i tasti Q e Play riprogettati meccanicamente e quindi più resistenti, come la nuova Jog Wheel, il CDJ 3000 preserva tutte le caratteristiche costruttive per essere considerato un player top di gamma, progettato e testato per garantire la massima affidabilità. Abbandonato definitivamente l'ingresso frontale dedicato al caricamento slot-in per i CD, questo CDJ riconferma la porta USB illuminata nella parte superiore, accompagnata dall'ingresso della scheda SDHC con il tradizionale sportellino. Sul retro troviamo le uscite analogiche e l'output digitale, questa volta con cavo coassiale incluso nella confezione. Sempre presente la connessione posteriore USB ed Ethernet per l'accesso al Pro DJ Link, protocollo potenziato grazie alle nuove porte Gigabit ed una gestione Link inedita, capace di condividere contemporaneamente fino a 6 player in rete anziché 4. Per quanto riguarda l'alimentazione, il cavo in dotazione consente di prevenire interruzioni accidentali tramite il blocco di sicurezza integrato nella VDE. Il display gioca un ruolo da protagonista in questo player, con un 9 pollici HD a risoluzione 1280x720. Consente un'esperienza visiva davvero rivoluzionaria e grazie al nuovo microprocessore ad alte prestazioni, il sistema operativo integrato più ricco e completo rispetto al passato, ma allo stesso tempo intuitivo, permette all'utente di trovarsi subito a proprio agio, navigando velocemente tra le varie funzioni messe a disposizione, anche grazie alla maggiore interazione del touchscreen. Ma passiamo ora alle tantissime novità fruibili con il CDJ 3000 grazie al nuovo display. Partiamo dalla modalità di visualizzazione della waveform. Troviamo finalmente disponibile la 3-band EQ. Presentata in passato da Rekordbox 6, questa forma d'onda permette una chiara distinzione delle bande di frequenza tra alti, medi e bassi. E nella parte superiore, tradizionalmente dedicata al phase meter, cliccando potremo visualizzare la forma d'onda generata dal master player, avendo così due flussi a scorrimento contemporaneamente visibili sullo stesso display. Il touchscreen migliora notevolmente l'esperienza di navigazione tra la nostra libreria, a beneficiarne la selezione delle playlist e lo scroll, ma non è finita, infatti potremo caricare i brani e addirittura preascoltarli separatamente durante la riproduzione, semplicemente attivando la finestra preview e indicando il punto specifico. Premendo il tasto Q e Link sul mixer potremo ascoltare l'audio inviato separatamente dal CDJ. Inoltre sarà più semplice ordinare le nostre playlist cliccando la voce specifica presente nella colonna tra Artist, BPM, Track, Key. Potremo anche ingrandire i caratteri e ottimizzare così lo spazio di visualizzazione tramite il comando dedicato. Gli innumerevoli tasti che facevano da cornice al display del CDJ 2000 Nexus 2 sono stati ridotti e semplificati. Ora sopra il display troviamo Source, che ci consente di selezionare tutte le sorgenti connesse direttamente o indirettamente, rese visibili tramite il Pro DJ Link. Troviamo anche il nuovo tasto Playlist, capace di indirizzarci direttamente alla playlist selezionata, mentre sopra il display è stato aggiunto un indicatore luminoso che riporta il colore del dispositivo USB assegnato da Rekordbox.
potremo comunque sostituirlo selezionando Background Color dal menu Source. Degno di nota anche il nuovo On-Job Display, presente per la prima volta su un player professionale Pioneer DJ. Ci consente una visualizzazione chiara del punto Q e della barra di riproduzione. Inoltre ci permette di visionare la copertina del brano selezionato. Passiamo ora ai comandi performance e troviamo subito un aggiornamento della sezione dedicata ai loop. Oltre ai comandi manuali standard, in e out, subito sotto troviamo il 4-bit e un inedito 8-bit loop. Una volta attivati, i tasti ci permettono di dividere o moltiplicare il timing del loop selezionato. Rimane comunque possibile accedere ai loop tramite il display touch e cambiando pagina troveremo per la prima volta una selezione poliritmica. Attivando un loop irregolare potremo creare combinazioni mai viste fino ad ora. Buone notizie anche per gli amanti degli hot cue. Sarà possibile infatti accedere direttamente agli 8 tasti presenti sotto al display senza doverci preoccupare di cambiare il bank come avveniva in passato con i Nexus 2. E grazie alle alte prestazioni della CPU e la condivisione di rete tramite le porte Gigabit, i CDJ 3000 connessi riescono a garantire senza alcun problema un caricamento istantaneo di tutti gli hot cue memorizzati. Rinnovata anche la modalità Beat Jump. Oltre alle due pagine selezionabili dal display, sono stati aggiunti anche gli utilissimi tasti dedicati che ci permettono di scorrere in avanti o indietro o spostare un loop all'interno della nostra traccia, grazie anche al supporto della quantizzazione. Il valore intercambiabile potrà essere modificato dal menu Shortcut. Il CDJ 3000 apre le porte ad una nuova gestione della chiave di tonalità. Infatti troveremo il tasto KSync che permette la sincronizzazione della chiave tra i lettori connessi in rete e tramite il display sarà possibile cambiare i semitoni del brano in riproduzione. Potremo comunque ritornare alla chiave originale premendo sul display il tasto Reset. Nonostante le innumerevoli novità presentate, la CPU integrata lascia ben sperare a future ed importanti implementazioni software. Detto questo, non vi rimane altro che prenotare subito un test presso i nostri rivenditori autorizzati e toccare con mano tutta la potenza digitale dei nuovi CDJ 3000. Termina qui questa prima puntata di TechView. Vi ricordiamo di iscrivervi alla nostra pagina YouTube per rimanere sempre aggiornati in merito a tutte le novità dedicate ai prodotti Pioneer DJ. Vi ringraziamo per essere stati con noi.